ci saranno le relazioni dei tecnici, vi renderete conto che serve per inquadrare quello che sarà il futuro della città attraverso lo strumento urbanistico tanto atteso. Per fortuna, ecco, a metà degli anni 90 è stato cambiato l'orientamento per quella che è la formazione dei piani urbanistici. Prima i piani urbanistici venivano confezionati in maniera, come dire, quasi asettica, senza la partecipazione di nessuno, venivano presentati, approvati ed adottati per tutte le cose che venivano poi previste dal piano stesso. A metà degli anni 90 la tendenza giustamente è stata variata, per cui c'è questa l'urbanistica partecipata che ci consente, forse vado meglio con questo, perché questo c'è l'urbanistica partecipata che consente ai progettisti di formulare il piano attraverso quelle che sono le aspettative della città e di chi vi abita, ed è la cosa più giusta che si potesse fare. Quindi l'incontro che parte da questa sera, ma come accennava già il sindaco, si andrà ad effettuare con una serie di ulteriori date nel corso del prossimo mese, porterà a raccogliere tutte quelle che sono le idee che partono dalla città, dalle organizzazioni, da quelle del commercio, da quelle delle associazioni e di tutti quelli previsti non solo per legge, perché ci sta una serie di strutture da sentire obbligatoriamente, ma ci sarà quella spontanea dei cittadini. Ci sarà oltretutto un questionario che dopo ve ne parlerà l'architetto Buono, dove chiunque andando sul sito può scaricarlo e compilarlo, in modo da che tutto ciò servirà a costruire il piano, perché il piano non lo fa il sindaco, non lo fa l'architetto Polighetti come assessore, non lo fa nemmeno paradossalmente il gruppo dei progettisti, lo fa la città, lo fa attraverso chi vi abita, chi vive il contesto tutti i giorni, con le sue problematiche e con le sue cose positive che vanno valorizzate. E sono tante, qualcosa la diceva già il sindaco, c'è un contesto ambientale che va recuperato, va valorizzato, perché effettivamente è di notevole interesse, ci sono delle emergenze che vanno recuperate in pieno e rese funzionali allo sviluppo dell'intero territorio e della città. Ecco, non vorrei rubare altro spazio a chi in qualche modo dovrà darci delle indicazioni un po' più nel merito di quanto è stato fatto fino ad oggi, ma ritengo opportuno che loro ci indichino quello che è stato fatto e quello che bisognerà fare ulteriormente. E poi lo spazio, sin da oggi, è bene lasciarlo a chi in questa sala, che ringrazio, passando la